Se fosse un romanzo giallo, il caso che raccontiamo questa sera sarebbe un romanzo di Patricia Highsmith o di Cornel Woolrich, un noir, una di quelle storie in cui una persona tranquilla viene improvvisamente travolta da un destino che sta nascosto in agguato e che balza fuori, pronto a sconvolgere un'intera esistenza. Il nostro protagonista è una persona tranquilla, è un impiegato modello, una persona pacifica come ce ne sono tante, colta, sensibile, che improvvisamente si trova ad essere protagonista di un giallo e protagonista nel modo peggiore. Perché? Come? Cos'è successo a Max Iorio? Ecco, cominciamo proprio da quel giorno, mercoledì 19 marzo 1997, a Rimini. E cominciamo da lui, Massimo Iorio, Max per gli amici. Max ha 38 anni e da 6 fa l'impiegato al comune di Rimini, ufficio informazioni proprio nel cuore della città. Non è un impiegato come gli altri, Max, è un impiegato modello, è la persona che tutti vorremmo vedere davanti allo sportello di un ufficio comunale. Ce ne danno un ritratto due colleghe di lavoro, Milena Benvenuti e Carla Monti, intervistate per noi da Paola De Martis della redazione di Mistero in Blu. E Massimo ha dato un grosso apporto all'apertura di questo ufficio, un lavoro che ti devi costruire momento per momento, devi far fronte ai bisogni della gente e chi aveva bisogno veniva qui, se c'era Massimo comunque beccava lui di solito. Le persone più così indigenti o i ragazzi persi o coloro che avevano bisogno o dell'ostello o di tornare a casa, comunque trovavano un buon referente in Massimo, insomma, ecco. Aveva una sensibilità eccezionale e per lui, lui sentiva la gente, cioè vedeva se una persona aveva dei problemi, quindi bastava che un cittadino o una persona che lui vedeva per la prima volta venisse qui, avesse bisogno di aiuto un attimo anche particolare. Lui non ha esitato una volta a tirar fuori dei soldi ad una cittadina mai vista, mai conosciuta, qui di passaggio, perché aveva fame, aveva bisogno. Quello che si notava molto bene, e ne abbiamo parlato tante volte insieme, era questo suo male di vivere, cioè non accettava la società così com'era, questo porsi per arrivare, ecco, lui queste cose non le accettava. Non solo un impiegato modello, Max, è anche privatamente una persona splendida. Max è colto, ama moltissimo il cinema e il teatro e ama la musica. Nel suo stereo, che è sempre acceso quando è in casa, passa di tutto, dalla musica classica alla techno di tendenza. Max legge molto e di tutto, libri di ogni genere, Jack Kerouac, Ernest Hemingway, Herman Hesse, Nietzsche, qualunque cosa. Anche i classici di avventura e di amore. Quel giorno, quel mercoledì 19 marzo, stava leggendo Via col vento. Max ama gli animali. Ha 3 pesciolini che tiene in una boccia sopra il frigorifero e che accudisce con una cura quasi maniacale. Max è sensibile, piacevole e simpatico. A casa sua, in vicolo Santa Chiara, proprio nel cuore della vecchia Rimini, gli amici vengono e vanno, a tutte le ore del giorno e della notte. Max è omosessuale, ma vive la propria omosessualità con perfetto equilibrio, con tranquilla discrezione. Tanto che le amiche, le colleghe di lavoro, non lo sanno che Max è omosessuale, ma non perché glielo nasconda, semplicemente perché non ne parla. Il non sapere, noi colleghi, che abbiamo lavorato fianco a fianco, gomito a gomito con lui per 6 anni, il non sapere che lui era un omosessuale, ma non tanto per il fatto che lui lo fosse, ma proprio perché ci è balenato il dubbio che lui non avesse avuto fiducia nella nostra comprensione. Ecco, questo ci ha fatto molto molto male. E dall'altro lato lo ammiro ancora di più questa persona che è stata così brava a tenere nascosto, cioè a tenere divisa la sua vita privata dalla sua vita quotidiana, lavorativa. Max vive da solo in quel piccolo appartamento al 99 di Vicolo Santa Chiara. Si mantiene da solo e vive da solo, dopo una convivenza di 6 anni che ha interrotto 2 anni prima. Max vive da solo, è un single, anzi, è il ritratto del single modello. E come ogni single, come parecchi single italiani, torna spesso dalla mamma, con la quale ha un ottimo rapporto, rinsaldato dal fatto che la mamma, recentemente, ha avuto un infarto. E questo fatto, questa malattia, li ha avvicinati ancora di più. E lì è successo qualcosa di molto positivo per Massimo. Massimo con sua madre ha sempre avuto un rapporto, diciamo, conflittuale, come hanno tanti ragazzi. E invece, durante la malattia della madre, lui si è accorto di volere alla madre un bene immenso. E mi disse che era molto felice,
che nella disgrazia, cioè nel fatto che sua madre fosse stata male, in questa sua preoccupazione lui si era accorto che non solo lui voleva tanto bene alla madre, ma che anche la madre gliene voleva. E gliel'aveva espresso: guarda Massimo, in questo momento di malattia, in questo momento di bisogno, mi accorgo che tu sei la persona che più mi sta vicino, che più mi aiuta. Quindi lui era contentissimo in questi giorni. Quel giorno, quel mercoledì 19 marzo, Max pranza a casa della mamma. Poi una telefonata verso le 15:30. A chi? Non lo sappiamo. È un appuntamento per la sera, forse una cosa importante. Con chi? Non lo sappiamo. Però da quel momento la vita di Max cambia. È il destino, come nei romanzi di Patricia Highsmith, il mistero che rompe all'improvviso nella vita di un uomo tranquillo. Perché Max il giorno dopo, giovedì 20 marzo, fa una cosa che non ha mai fatto prima. Non va al lavoro. Io la mattina avevo lavorato e dovevo poi fare anche dei verbali perché ero segretaria di un concorso in quel momento. E siccome ultimamente Massimo a volte tardava, pensavo che fosse in ritardo, insomma, quindi abbiamo aspettato, io e la mia collega, abbiamo aspettato fino alle 2, 2:30. Allora ho aspettato un altro po', fino verso le 3, 3:30, e poi ho telefonato a Massimo, insomma, gli ho fatto una telefonata anche abbastanza arrabbiata, mi ha risposto alla segreteria telefonica e gli ho detto: Massimo, noi ti stavamo aspettando, insomma, se c'è qualcosa che non va, dovevi telefonare, dovevi dircelo, anche abbastanza arrabbiata, perché era successa questa cosa a sua mamma, quindi pensavamo che sua mamma avesse avuto una ricaduta ed eravamo preoccupatissime, perché lo era anche lui, preoccupato per sua mamma. Quindi abbiamo detto: va a finire che sua mamma sta poco bene, lui non ci ha pensato di avvisarci, però stavamo male. Il suo ex convivente, quello che è stato con lui 6 anni, fino a 2 anni prima, va a casa a cercarlo. L'ultima volta che l'ha visto è stata la sera prima, verso le 7:30. Dovevano andare a teatro assieme, ma all'appuntamento Max si è presentato con un'altra persona, un ragazzo. Michele, o almeno così l'ex convivente ricorda di averlo sentito chiamare. E poi Max se n'è andato con Michele. Prima di andare a casa sua a cercarlo, l'ex convivente chiama una comune amica e gli chiede notizie di Max, ma no, neanche lei l'ha sentito. Non l'ha sentito neanche il fratello di lei, che è andato a cercarlo quel pomeriggio in ufficio. Allora l'ex convivente va a casa di Max e nota subito che le finestre del soggiorno hanno la luce accesa. Suona il campanello, ma non risponde nessuno. Allora chiama, perché a volte il campanello non funziona, ma non risponde nessuno. A questo punto l'ex convivente si preoccupa. Va nel bar di fronte, il bar Vittoria, e telefona di nuovo alla comune amica e gli dice: Max non risponde, sono preoccupato, adesso entro e vado a vedere. A quel punto prende una chiave che si trova nella finestra, dentro il corridoio, dietro il cancello che è aperto, ed entra. Fabio sale, apre la porta ed entra nell'appartamento di Max. Nel soggiorno non c'è niente di particolare, niente di allarmante. I resti della cena, una bottiglia d'acqua, dei bicchieri, posaceneri pieni, niente di strano, insomma, è il solito disordine da single. E invece no, perché qualcosa di strano c'è. In soggiorno manca lo stereo. C'è solo il mobiletto con le ante di vetro, vuoto. Fabio pensa ad un furto, si preoccupa, va in camera da letto e anche lì vede qualcosa di strano. A terra, tra il letto e l'armadio, c'è un mucchio di vestiti sotto un tavolino capovolto e con una gamba rotta, un disordine pazzesco che dà alla stanza un aspetto allucinante. Sul letto c'è la boccia che conteneva i pesciolini rossi, rovesciata. Scosta la coperta allora, pensando che Max sia lì a letto, ma Max non c'è. È sparito. Dov'è Max? Dov'è finito? Fabio cerca di riflettere, solleva il tavolino, sposta i vestiti e tocca qualcosa, qualcosa di freddo, qualcosa di gelido. La mano di Max. Qui il nostro caso si complica, sfiora l'assurdo, diventa ghiacciante come un film del terrore. Max è morto, qualcuno lo ha ucciso e lo ha colpito con 6 pugnalate, 6 coltellate violentissime che lo hanno passato da parte a parte, sfondandogli lo sterno e affondando la lama anche per 15 centimetri. Non solo, prima di ucciderlo qualcuno lo ha picchiato, perché Max ha dei lividi sul volto, ha un livido sul costato e neanche uno più esteso, più profondo dietro la nuca. E non è tutto, c'è dell'altro. Perché sotto quel mucchio di vestiti che lo ricopre, sotto quel mucchio di panni, Max è vestito da donna. Ed è vestito in un modo strano, un modo brutto. Ha le scarpe col tacco calzate soltanto per metà. Ha una calzamaglia blu che gli arriva soltanto sotto ai fianchi. Ha una maglietta. E poi ha un giacchetto a fiori. Accanto a lui, per terra, vicino alla testa, c'è una parrucca castana. E poi attorno alla vita una cintura di cuoio marrone che non serve a niente, che non tiene su niente. Perché? Max era omosessuale, ma non era un travestito, non c'entra niente questo. Max non si sarebbe vestito così.
Max si vestiva da uomo e anche con un certo gusto. E allora perché? E non è tutto, c'è un altro mistero. Ci sono i pesciolini, quei tre pesci che teneva in una boccia sopra il frigorifero. Anche i pesci sono stati uccisi, strappati, sventrati, con una furia incomprensibile, che ne ha gettati due sul pavimento della camera da letto e uno in cucina. Perché? Com'è possibile che un impiegato modello del comune, una persona tranquilla, sensibile e colta, sparisca all'improvviso e venga ritrovata uccisa da 6 coltellate, travestita da donna e immersa in una pozza d'acqua con 2 pesciolini morti? Ma ci sono altri misteri. Dall'appartamento di Max, lo sappiamo, è sparito lo stereo, strappato a forza dal mobiletto, che è rimasto vuoto, con le ante di vetro. È sparita anche la macchina di Max, una vecchia Polo bianca, un po' scassata, che viene vista la sera dopo, il 21, girare con i fari spenti e poi viene ritrovata 4 giorni dopo, vicino a un campo nomadi, fuori città. C'è un'altra cosa. C'è una sveglietta quadrata che Max teneva accanto al letto. La sveglia viene ritrovata lì, sul luogo del delitto. È saltata via la pila e le lancette sono ferme e indicano le 3:40. Potrebbe essere importante. Potrebbe essere l'ora del delitto. Può essere che durante la collottazione la sveglia è caduta e si è fermata. E invece no, perché c'è un ragazzo nell'appartamento di fronte che quella sera è in casa a guardare la partita. Ora il ragazzo, verso le 22:40, si affaccia alla finestra dell'appartamento e vede qualcuno che non è Max, perché è di corporatura diversa, uscire di corsa dall'appartamento di Max con qualcosa di voluminoso tra le braccia, forse lo stereo, caricarlo sulla Polo e poi partire sgommando. A quell'ora probabilmente Max è già morto. Lo stesso ragazzo, quello della partita, si affaccia altre 2 volte verso l'appartamento di Max. La mattina dopo, verso le 5, quando nota che il cancello è chiuso. E poi il pomeriggio, verso le 3, quando invece il cancello è aperto. Ora c'è qualcuno che entra e esce dall'appartamento di Max quando Max è già morto. Non quadra. Una macchina che continua a girare anche quando dovrebbe essere stata già abbandonata da un pezzo. Cancelli che si aprono e si chiudono da soli. Una sveglia che continua a segnare le ore anche dopo che ha perso la pila. Questa è roba da fantasmi, roba da film dell'orrore. Allora cambiamo. Trasformiamo questo racconto gotico in un romanzo di Patricia Cornwell, quella scrittrice che affida i propri intrecci alle certezze del medico legale. Il medico legale, nel nostro caso, è il professor De Fazio, che conduce l'autopsia assieme ad alcuni colleghi. Cosa dice il professor De Fazio? Il professore, il medico legale, dice che Max è morto nella notte tra il 19 e il 20 marzo. Ora aiutiamo il medico legale, cerchiamo di fissare meglio l'ora della morte. L'ultima persona ad aver visto vivo Max è il barista del bar Vittoria, che l'ha visto alle 22:30 quando Max è entrato per comprare alcuni dolci. Il ragazzo dell'appartamento di fronte, invece, ha visto l'auto scappare via sgommando verso le 22:40. Possiamo presumere, con un certo margine di probabilità, che Max sia stato ucciso proprio in quel lasso di tempo, quei 10 minuti che vanno tra le 22:30 e le 22:40. Ancora, il medico legale stabilisce che prima di essere stato ucciso, Max è stato picchiato. Ci sono dei lividi sul volto, sulla fronte, vicino al naso. C'è una lunga escoriazione sul fianco sinistro e c'è un ematoma molto esteso dietro la nuca. Non ci sono altri segni di lotta. Non ci sono quelle ferite classiche, le ferite da difesa, per esempio sulle braccia. Soltanto quei lividi e quelle 6 coltellate. Cos'è successo esattamente in vicolo Santa Chiara, al numero 99? Andiamo sul luogo del delitto assieme a un commissario della scientifica, Assilio Bozzi, e cerchiamo di capirci qualcosa. Abbiamo cercato di ricostruire più fedelmente possibile l'appartamento di Max Iorio. Qui ci troviamo in una stanza che è molto simile a quella che era la sua cucina. Ora, tu sei entrato 24 ore dopo la scoperta del cadavere, assieme alla scientifica, in questo appartamento per il sopralluogo tecnico. Secondo te, cosa può essere successo? Ma guarda, le premesse dell'omicidio nascono in questa parte dell'appartamento, in questa zona dell'appartamento, e in modo più specifico in questa zona della cucina. I due si fronteggiano, parlano, scoppia un diverbio, probabilmente anche si insultano. A questo punto l'aggressore vuole umiliare, vuole irritare e forse anche minacciare Max Iorio. Lo fa in una maniera semplicissima. Infila il braccio dentro la boccia contenente i pesciolini, ai quali Max era molto affezionato, cattura un pesciolino, lo scaglia sul pavimento, lo schiaccia e lo getta con disprezzo nella pattumiera.
Certo, cosa che Max non avrebbe mai fatto se fosse morto accidentalmente a lui un pesciolino, di buttarlo via così brutalmente nella pattumiera. Ma a mio avviso no, avrebbe avvolto, avrebbe sicuramente serbato maggior cura. Un pesciolino è una cosa molto amata, certo. Era un regalo poi di un amico molto vicino. Certo, quindi possiamo pensare che il pesciolino è stato buttato via e quindi forse ucciso prima dalla persona che stava con Max nell'appartamento. A mio avviso sì. E dopo cosa è successo? Max reagisce e l'aggressore lo colpisce, comincia a colpirlo, certamente in questa zona, con dei pugni. Questo ci viene dimostrato dalle vaste ecchimosi che troviamo nella parte destra del volto di Max Iorio, all'altezza del sopracciglio destro e sul naso. Ricordati questo particolare, la parte destra del volto di Max. E dopo cosa succede? Succede che Max è dolorante, impaurito, terrorizzato e tenta una via di fuga, in che modo? Infilando la porta e dirigendosi verso la camera da letto. Quindi scappa da questa parte verso la camera da letto. Esatto, fa questo percorso. Inseguito dall'aggressore. Qui cosa succede? Ecco, qua Max entra correndo, è terrorizzato, ferito. Si gira un'ultima volta per guardare in faccia l'aggressore. A questo punto o cade sullo slancio o viene colpito nuovamente. Piomba pesantemente sul tavolino, abbatte una gamba dello stesso, cade e sbatte violentemente il capo contro la parete. E rimane qui privo di sensi. E poi cosa succede? L'assassino non può permettere che Max rinvenga e lo denunci. Ritorna in cucina, sceglie il coltello, ritorna in camera da letto, si china su Max Iorio e infligge 6 violentissime coltellate. Quindi Max è a terra, è inerme. È inerte, è svenuto e riceve le violente coltellate. Sì. Però ci sono 3 cose che non quadrano ancora, che non funzionano. Una è tutta questa confusione, tutto questo mucchio di vestiti che è stato gettato in mezzo alla stanza a coprire completamente il corpo di Max. Un altro è com'è vestito Max, non si vestiva così, non in quel modo. E un altro particolare è la boccia dei pesciolini trovata sul letto. Perché? Primo motivo, può aver avuto bisogno di cercare un abbigliamento per sé, è sporco di sangue, deve coprirsi. Nella previsione di un'uscita dall'appartamento, quindi in strada. E poi ha voluto inscenare un omicidio a scopo di rapina. E i vestiti di Max? La vestizione di Max, Carlo, ti dico subito, per me è una vestizione posticcia. Questo mi viene confermato da diversi elementi. Le scarpe, la calzamaglia e la cintura. Le scarpe sono calzate in malo modo. La gamba destra di Max punta decisamente verso l'armadio, esattamente. La calzamaglia è indossata in maniera assolutamente dozzinale, non è possibile. E la cintura, cosa ci fa la cintura attorno alla vita di Max? Questo mi fa pensare che l'assassino abbia usato la stessa, quindi a mo' di pericello, per sollevare il corpo del povero Max. E poi vestirlo. E calzare, ecco, agevolare la vestizione, sempre posticcio. E la boccia con i pesciolini rossi? Anche questo elemento fa parte della messa in scena. L'assassino prima pugnala, poi vuole dare la sensazione di un delitto passionale, probabilmente anche lo è. Ritorna in cucina, prende la boccia, e riversa il contenuto della stessa sul corpo di Max. Troveremo i pesciolini e nessuna impronta sulla boccia. Perché dici questo? Non potrebbe essere avvenuto in un modo diverso? Prima ha versato il contenuto dei pesci, magari litigando, e poi ha ucciso Max con le coltellate. Penso proprio di no. Perché qua abbiamo uno schizzo ematico che presenta dei chiari segni di diluizione. Ho capito. Di annacquamento, per dirla in maniera più semplice. Ecco. Questo mi fa pensare, mi dà la certezza che Max sia stato prima pugnalato e dopo sul suo corpo sia stata riversata l'acqua. Ho capito. Quindi boccia dei pesci, i vestiti, l'acqua dei pesciolini rovesciata, Max travestito e prima ancora Max svenuto che viene colpito da queste 6 coltellate violentissime. A questo punto viene da chiedersi, dov'è finito il coltello che ha ucciso Max Iorio? È in cucina, andiamo, richiamoci in cucina, andiamo. Noi ritrovammo il coltello, ecco, incastrato qua nella serpentina del frigorifero. È un coltello simile a questo, con la lama ricurva verso sinistra. Perché era così piegato? Ma per una ragione molto semplice, pensa, cioè l'assassino aveva la necessità di portare via il coltello dall'appartamento. Quindi in che modo? Doveva spezzarlo, farne 2 parti e probabilmente infilarselo in tasca. Però la lama offrì più resistenza del previsto. Si piegò ma non si ruppe, non si spezzò. Ecco, e quindi l'assassino si ritrova con quest'arma falciforme e che se ne fa? Dove la mette? Non può metterla in tasca, certo. Non sotto la giacca. E quindi deve ricorrere a questo espediente, nascondere la lama. Ecco, questo era forse il modo più intelligente. Certo, infilarlo dietro al frigorifero. Certo. Non può essere diversa la spiegazione. Non può essere che la lama sia piegata perché lui ha colpito con tanta violenza da piegare la lama. Assolutamente no. E questo ci è dimostrato dai tramiti, che sono poi il viaggio che la lama percorre all'interno dei tessuti, quando viene proprio conficcata nel corpo
della vittima. Certo, quindi le ferite erano dritte in sostanza, inferte con una lama dritta. Ci sono state delle impronte sul coltello? Sul coltello no, sono state tutte accuratamente ripulite. Come sono state ripulite, sono state cancellate tutte le tracce all'interno dell'appartamento. Tutte le tracce tranne una, guarda, è anche molto importante. Qua la fretta e probabilmente anche l'agitazione tradisce l'assassino. Questo è l'ultimo atto che lui compie prima di andare via. Quindi strappa via con violenza un elemento o più elementi dello stereo e si ferisce. Tanto che noi ritroviamo delle gocce di sangue qua sul ripiano del rack. Certo, quindi almeno una traccia l'assassino la lascia, il sangue. Sì, la lascia, ma non è l'unica. Ti ricordi le chimosi sulla parte destra del corpo di Max Iorio? Ecco, questo è un particolare molto importante. Tu sei destrorso, no? Prova a colpirmi con la destra. Ecco, farei così. Così. Ecco. Quindi offenderesti quale parte? La mia parte sinistra. Certo. Colpiscimi con la sinistra. E colpirei infatti la parte destra. Ecco, offenderesti la mia parte destra. Quindi possiamo pensare che molto probabilmente l'assassino era mancino. Nei romanzi di Patricia Cornwell c'è una donna a fare le indagini e anche in questo caso gli investigatori sono soprattutto donne. C'è una giovane donna emiliana, il sostituto procuratore che coordina le indagini, la dottoressa Elena Vezzosi. E poi c'è una giovane donna poliziotto, solare, molto simpatica, che si chiama Maya. Lavora alla squadra mobile e lavora assieme ai colleghi della squadra mobile e agli agenti della polizia giudiziaria. Gente in gamba, che sa fare le indagini. Non dimentichiamo che da quegli uffici sono uscite le soluzioni di molti casi importanti, come quello della Uno Bianca. Ora, la dottoressa Vezzosi, Maya e gli altri poliziotti scartano da subito l'ipotesi di un furto. Certo, c'è un armadio aperto e rovistato e c'è uno stereo scomparso. Però lo stereo non ha il valore sufficiente a giustificare un omicidio di quel genere. E poi il ladro, il presunto ladro, non si è certo comportato come un topo d'appartamento. Ruba lo stereo e poi lo carica nella macchina di Max, macchina che è dovuto andare a prendere lontano e che ha dovuto lasciare con le frecce accese, con le luci di posizione, per un lungo periodo dentro il vicolo, che è un vicolo di passaggio, che quindi è ostruito con grave rischio. E poi cosa fa questo ladro? Ripulisce tutto, le impronte, ripulisce la macchina, ripulisce il coltello, ripulisce anche la boccia dei pesciolini che ha rovesciato sul letto di Max. Non quadra, non è possibile, non è un furto. L'assassino è una persona che conosceva Max e conosceva molto bene lui e anche casa sua. Massimo era una persona in grado di vedere chi entrava, di soppesarlo benissimo e andava molto al di là di un'intuizione comune, insomma. E quindi io a queste cose così dell'occasionale, del fatto che ci credo poco. Secondo me era una persona che lui conosceva o che comunque aveva conosciuto e che gli aveva dato fondati motivi di fiducia, altrimenti in casa non lo avrebbe fatto entrare. Per un momento solo, le indagini si orientano nel mondo della prostituzione. Pensano a un delitto a sfondo sessuale. C'è quel travestimento che potrebbe far pensare ad un incontro occasionale. Ma non funziona, non quadra. Max non era un travestito, non frequentava quel mondo, non batteva il marciapiede. E poi la polizia, durante le perquisizioni, non trova né trucchi né cosmetici in casa di Max. Gli unici abiti femminili che trova sono quelli che ha addosso, che appartengono ad una sua amica, che ha vissuto in quella casa un po' di tempo fa. Non quadra, non funziona. Quel vestito gliel'hanno messo. Ma come? Perché il cadavere di Max, lo dicono le tracce di sangue, non è stato spostato. Le indagini comunque si concentrano su due piste, un omicidio passionale, una persona che Max non voleva e che aveva respinto, oppure una persona che non poteva confessare la relazione con Max. Un rapporto, insomma, iniziato o finito malissimo. Max era una persona amabile, molto sensibile, ma anche dotata di una pungente ironia. Nasce una lite, nasce una colluttazione, Max viene ucciso e poi questa persona si scatena su quello che Max ha di più caro, i pesciolini rossi. Può essere. E lo stereo? Lo stereo scomparso? Un tentativo di depistaggio. Un modo per far credere ad un furto. Sì, però con la macchina di Max, quella macchina parcheggiata lontano. Oppure, Max frequentava brutta gente, un brutto giro. Max, lo dicono le amiche, ultimamente era un po' diverso. Da quando aveva interrotto la sua relazione, quella vecchia relazione di 6 anni, era cambiato. Massimo ultimamente stava male, male psicologicamente, molto male. E si vedeva anche fisicamente, aveva una pelle, era pieno di bugni in faccia, degli sfoghi proprio cutanei e mi diceva: Carla, sto male psicologicamente, e gli dicevo: Massimo, vatti a far aiutare, vai da uno psicologo, hai tante amiche psicologhe, io so che tu non puoi andare da loro, ma fatti consigliare da loro,
fatti in qualche modo aiutare, sì adesso ci vado, però ancora non si sentiva pronto, sentiva il bisogno di fare qualcosa per questa sua situazione, per questo suo male di vivere, tra virgolette, lo chiamo così, e, però non, che io sappia non c'era riuscito. Qualche cosa deve essere successo nella sua vita, cioè un cambiamento ci deve essere stato. Non so quale possa essere stato questo cambiamento, però ecco, sicuramente qualche cosa, deve aver conosciuto persone, sentito, cioè, fuori dall'ambiente che frequentava normalmente, anche secondo me fuori dalle sue amicizie, oppure deve avere sentito, visto qualche cosa che non doveva vedere. Forse aveva visto qualcosa che non doveva, o forse aveva in casa qualcosa che non voleva più. C'è una sua amica che racconta alla polizia che qualche giorno prima, preoccupato, Max le aveva detto: ho fatto una cosa che se mi va male mi ammazzano. E se fosse questa la ragione? Se avesse avuto qualcosa in casa, nascosto magari nello stereo, ed ecco perché bisognava portarlo via con tutto quel rischio. E il travestimento? Un tentativo di depistaggio. Un modo per far pensare ad un incontro occasionale, quando invece l'assassino è un criminale professionista. E uccide Max con quell'arma improvvisata, come quel coltello da cucina piegato come una falce. E poi fugge con la macchina di Max e se la tiene per 4 giorni. Questo non è più un romanzo di Patricia Cornwell. Questo è un romanzo di John Dixon Carr, un maestro della camera chiusa. Una di quelle storie in cui sembra di avere la soluzione che quadra tutto. Poi arriva un particolare, la si guarda da una prospettiva diversa e cambia tutto. Lo stereo, la macchina, il travestimento. È un caso che cambia a seconda dell'angolazione da cui lo si guarda. Come la città in cui si svolge. Una città molto particolare. Rimini. Questa città non è come le altre città. A pensarla così come la si pensa di solito, come la si ricorda dalle cartoline e dagli articoli sui giornali, questa è una città di mare, anzi, è la città più città di mare che ci sia. È una città di spiagge colorate, organizzate e larghissime, affollate di bambini, mamme, bagnini, studenti in vacanza, pensionati, impiegati e tedeschi, che arrostiscono al sole unti d'olio e di sabbia incandescente. È una città di pedalò, di gelati, di prendisole e canottiere che sciamano impazziti e sudati sulle passerelle di cemento dei bagni, sui marciapiedi sabbiosi del lungomare, più indietro, sui viali interni, ad ingolfare alberghi e pensioni, negozi, ristoranti e discoteche, con una frenesia allucinata e luminosa che dura tutto il giorno e tutta la notte, come a Los Angeles, come a Las Vegas, come sulla costa della California, e sembra che non debba smettere mai. Perché anche Rimini non è quello che sembra. Questa è una città che cambia a seconda del momento in cui la guardi, e cambia in fretta, perché basta chiudere gli occhi per un attimo ed è già diversa, è già un'altra cosa. È una città che si gonfia, che si ingrandisce in un gioco magico di pieni e di vuoti, come dentro un caleidoscopio. D'estate è una metropoli di 1,5 milioni di abitanti. D'inverno è una cittadina di provincia di 150.000 anime. D'inverno è una città fantasma di spiagge deserte, di negozi chiusi, di pensioni serrate e di alberghi in letargo, d'inverno. Ma solo 5 giorni alla settimana e solo di giorno. Perché le notti del fine settimana torna ad essere una metropoli, illuminata, rumorosa, intasata e frenetica. Rimini è una città con 2 cuori, uno in estate e uno in inverno. Uno grande e uno piccolo, da paese di mare. A Rimini, vicino al porto, si attraversa un ponte costruito dai Romani e si entra in un borghetto che ha un muro coperto dai soprannomi dei vecchi pescatori. A Rimini, chi è di Marina Centro dice: mi sono trasferito a Bellaria, oppure ho sposato una di Bella Riva o di Miramare, come se fossero posti diversi, lontani. E invece sono solo cartelli lungo un viale tutto uguale di bagni, alberghi e negozi, che parlano la lingua dei turisti, lo svedese prima, poi il tedesco e adesso il russo. Ma per chi sta qui? Rimini è ancora la cittadina dei vitelloni e di Amarcord, quella di Fellini e della nebbia che fa perdere il portone di casa, quella dei vicoli stretti del centro e di quelli umidi del porto, dei moli che spariscono nel buio, dei vecchi bagnini che tirano la rete sulla spiaggia con il mare alle ginocchia e mettono il pesce sulla griglia la sera dietro le cabine dei bagni,
del faro che da 50 anni sibila sempre nello stesso modo. A Rimini, come in tutta la riviera romagnola, da Ravenna a Cattolica, basta una strada a dividere due mondi. Da una parte una campagna ancora arcaica e misteriosa, e dall'altra la Las Vegas della costa est, la mecca allucinata e insonne del popolo migratore della notte, che arriva da tutta l'Italia e arriva per divertirsi qui, sulla riviera, a Rimini. In macchina, con treni e autobus speciali, affollati come tradotti, intasati sulle arterie del lungomare che pompano gente nelle bocche spalancate di più di 200 discoteche, balere, night e disco pub. Poi arriva il giorno, arriva l'inverno e tutto scompare, svanisce, assorbito dalla nebbia, come un fantasma. Ma qui non abbiamo un fantasma, abbiamo una persona in carne ed ossa capace di vibrare quelle 6 violentissime coltellate. E abbiamo una persona su cui sappiamo tante cose, perché da quella macchia di sangue, lasciata sul mobiletto dello stereo, possiamo ricavare il DNA, che è il codice genetico che c'è in ogni cellula e che ognuno di noi ha diverso da ogni altro individuo, come le impronte digitali. Ora, il DNA di questa macchia di sangue lasciata sull'anta del mobiletto dice che a tagliarsi, rubando lo stereo, è stato una persona di sesso maschile, dell'età di circa 30 anni. Uniamo questa informazione a quell'altra segnalazione, quella dell'ex convivente di Max, che ricorda di averlo incontrato la sera del delitto alle 7:30, assieme ad un ragazzo dall'età di 25-30 anni, dalla carnagione scura, dai capelli corti e ricci, l'accento meridionale e gli occhi di taglio orientale. Michele, lui ricorda di averlo sentito chiamare. Ora, forse Michele non è l'assassino. Forse Michele se n'è andato prima che Max morisse. Però allora in quel caso è molto importante, perché è l'ultima persona ad aver visto Max vivo. Chi è Michele? Che faccia ha? Fabio, l'amico di Max Iorio, ricorda di aver visto Max la sera del delitto, verso le 19:30, in compagnia di una persona. È molto importante questo, perché questa persona, che lui ricorda vagamente, si chiamasse Michele, questo Michele quindi, potrebbe essere o l'ultima persona che ha visto Max vivo, oppure anche l'assassino. Qualche tempo dopo Michele viene qui, in questo studio, davanti a questo computer con un poliziotto, e fornisce i dati di quello che si ricorda della faccia di Michele. Cosa avete fatto con questi dati? Ma ricordo che i dati offerti dal testimone furono abbastanza precisi. Tant'è vero che l'identikit che noi costruimmo risultò abbastanza buono. Ricordo che il testimone parlò di occhi molto allungati, di tipo orientale, di una carnagione olivastra, lineamenti tutto sommato regolari, un viso non molto lungo, abbastanza compresso, e dei capelli molto molto corti, tanto che si pensò che si potesse trattare di un militare. Ecco, questo quindi potrebbe essere il volto di Michele. Quanto è attendibile una ricostruzione di questo genere? L'attendibilità dipende sempre dalla quantità e qualità dei dati che vengono forniti al testimone. Considera il testimone sempre una persona bene o male in stato di shock, quindi che ha assistito a un avvenimento traumatizzante. Ma noi abbiamo avuto la sensazione che al testimone, a Fabio, fossero rimasti abbastanza impressi i lineamenti del fantomatico Michele. Tanto che l'identikit è preciso, è caratteristico, insomma. Quindi questo potrebbe essere Michele, potrebbe essere il suo volto. Col volto di Michele voi cosa avete fatto? Ma innanzitutto abbiamo mandato il computer a caccia delle fotosegnaletiche contenute all'interno della memoria. Quindi abbiamo tentato di confrontare l'identikit con i volti contenenti degli elementi fisiosomatici analoghi di pregiudicati. Molto spesso già a questo livello la ricerca è fruttuosa. E in ogni caso facciamo la diffusione a livello nazionale presso questure, commissariati e altri gabinetti regionali di polizia scientifica. E in questo caso? E purtroppo la ricerca non dette nessun esito positivo. Quindi Michele, forse l'ultima persona che ha visto Max, forse l'assassino, per adesso resta un volto su una fotografia. Resta solamente un volto, esatto. È come avere una carta d'identità con la foto e anche le impronte genetiche sotto. Impronte genetiche, non digitali, ma è lo stesso. Però è come avere una carta d'identità completa a cui manca il nome e l'indirizzo. La dottoressa Vezzosi e Maya lo cercano, questo Michele, e lo cercano con tenacia. E lo cercano tra le ultime persone che Max aveva conosciuto. Ricordate quell'inquietudine, quel male di vivere, quell'ansia che può portare anche a perdersi un po', a cui accennavano le amiche di Max. Ecco, ultimamente Max aveva avuto molte relazioni molto brevi. Aveva un rapporto molto tormentato con un ragazzo più giovane di lui. Un rapporto strano che a volte sfociava in litigi molto violenti.
aveva ospitato in casa gente strana. Tempisti estivi, così li chiamava la gente del vicinato. Ragazzi che arrivavano e venivano, come tanti ne arrivano d'estate a Rimini. Aveva ricevuto telefonate strane, gente che chiama e poi riattacca. Minacce nella segreteria telefonica. C'era stata anche una telefonata ad un'amica della madre di Max che diceva che Max era morto investito da un camion. E poi c'era stata anche una lettera anonima che dopo la morte di Max arriva alla polizia e che dice di sapere con certezza una pista con cui trovare l'assassino di Max. Buchi nell'acqua. Maya, la giovane poliziotta, va fino a Napoli per seguire la pista dei ragazzi di passaggio, ma è un vicolo cieco. I ragazzi si rivelano soltanto essere davvero dei tempistelli estivi, con un piccolissimo giro di stupefacenti. Ammettono anche di averle fatte loro le telefonate a Max, soltanto per tormentarlo, e per quella sera comunque hanno un alibi. Anche la pista delle telefonate mute, la persona che chiama e poi riattacca, anche quella, si rivela un buco nell'acqua. Viene rintracciata una persona che confessa. È una specie di voyeur dell'udito, una persona che chiama Max soltanto per sentirne la voce, e non lo conosce neanche, ha avuto il suo numero di telefono da un'altra persona. Anche lui ha un alibi e il fatto che abbia telefonato al Max proprio nel periodo in cui questo è stato ucciso è soltanto una coincidenza. A proposito di coincidenze, ce n'è un'altra che riguarda il telefono. L'unica telefonata importante, l'unica telefonata che serve, è quella delle 15:30. Ricordate, Max è a casa di sua madre il giorno in cui è stato ucciso. È a pranzo da sua madre, si alza e telefona alle 15:30. A chi telefona? Ecco, per saperlo basterebbe fare un controllo molto semplice. Con i vecchi telefoni questo non si può fare, ma con i nuovi basterebbe guardare la centralina e vedere quali sono gli ultimi 20 numeri che sono rimasti registrati, chiamati da quell'utenza telefonica. Ora, la zona in cui abita la madre di Max è passata dal vecchio sistema telefonico al nuovo, molto recentemente. Sapete in che giorno? Il 20 marzo, esattamente il giorno dopo che Max ha fatto quella telefonata. Peccato, perché le frequentazioni di Max sono molto importanti. Era una persona socievole, capace di essere al centro di relazioni, di amicizie, di persone che non si conoscevano tra loro. Questa è un po' la caratteristica di Rimini. Rimini è un porto di mare e le discoteche sono le sue navi. Tra le tante che Max frequentava ce n'è una, il Classic. Paola De Martis ha intervistato per noi il proprietario, Paolo Dettoni. Classic dopo 10 anni è un po' il feudo gay, il più grosso circolo arci che c'è in Europa, perciò dopo 10 anni penso che si sia consolidato come un feudo appunto dell'omosessualità italiana ed europea. La Rimini trasgressiva, la Rimini che fa tendenza, come vive l'omosessualità? Bene, diciamo che ci sono dei locali etero che vivono con l'allegria dei gay e viceversa. L'omosessualità viene vissuta in una maniera forse diversa da altre città italiane, in una maniera molto più simpatica, non dico al 100% accettata, ma un buon 80%. E allora come mai si può trovare anche qui a Rimini molta resistenza a parlare dell'omosessualità? Resistenza da parte del mondo etero, questa è una cosa possibile perché tutti quanti cercano di non affrontare il problema. E reticenza per quanto riguarda il mondo gay, questo no, questa è una cosa non buona. Cioè tutti quanti dovrebbero cercare di poter non avere nessuna omertà, avere un po' più di coraggio. Ci sono dei delitti che vengono magari non resi trasparenti proprio perché c'è gente che sa e non parla. C'è ancora una vergogna che ci sarà per tanto tempo ancora, perché è logico, in Italia siamo tutti quanti Latin lover, no? Se fosse un giallo, a questo punto ci sarebbe il momento delle ipotesi. Vediamole allora, con le certezze che abbiamo. Quella sera, di mercoledì 19 marzo, Max è in casa con una persona di cui si fida. È una persona di sesso maschile, di una 30 anni, forse mancino. Chiamiamolo anche noi Michele, per comodità. Max e Michele sono arrivati in quell'appartamento, in via Santa Chiara, con l'auto di Max, perché poi è con quella che il nostro Michele dovrà andarsene dopo l'omicidio. Sono da soli in casa, parlano, bevono soprattutto.
quel whisky delle grandi occasioni che Max tirava fuori soltanto per gli incontri importanti. Non hanno rapporti sessuali, è l'autopsia a dirlo. Verso le 22:30 Max esce e va a comprare dei dolci al bar Vittoria. Poi però succede qualcosa. La persona che è con lui, il nostro Michele, potrebbe essere lì per una relazione sessuale. Però qualcosa va male. Max non vuole fare qualcosa, oppure lui, Michele, a tirarsi indietro. Nasce una lite. Max risponde con quel suo tono tagliente. E lui, Michele, se la prende con i pesciolini rossi di Max. Ne prende uno, lo uccide, lo butta per terra, lo calpesta e lo butta nella pattumiera. A quel punto Max reagisce. Scatta. L'uomo lo prende a pugni, Michele lo insegue fino alla camera da letto, Max cade, batte la testa e sviene. Ecco, a questo punto scatta nella mente di Michele la necessità, la certezza di dover fare qualche cosa. Si sente perduto. Probabilmente in una strana posizione per cui non può confessare quella strana relazione con Max. Magari è sposato, magari è una persona di una certa posizione. Teme che Max, riprendendo i sensi, si arrabbi e lo denunci. E allora che cosa fa? Va in cucina, prende quel coltello, torna in camera di Max e lo uccide. E poi fa alcune cose da conoscitore di gialli, si potrebbe dire. Ripulisce tutte le impronte sul coltello, le impronte sulla macchina quando se ne va. Ripulisce tutto, anche le impronte sulla boccia dei pesciolini rossi. E poi depista, fruga nell'armadio alla ricerca di abiti femminili con cui travestire Max. E per farlo si aiuta con quella cintura che gli lega attorno al corpo per poterlo sollevare più agevolmente e riuscire a travestirlo senza cancellare le tracce di sangue. Poi fa un'altra cosa ancora, prende il coltello con cui lo ha ucciso, e cerca di piegarlo per trasportarlo meglio, per portarlo via, ma non ci riesce e quindi lo abbandona. E poi fa un'altra cosa ancora, questa davvero intenditore di gialli. Vi ricordate quella sveglietta? Quella sveglietta che segnava le 3:40? Ecco, forse, lui prende quella sveglia, segna le 3:40, segna l'ora in cui lui ha un alibi perfetto e ne sfila la pila, lasciando che lei segni per sempre quell'ora lì. Però qualcosa di stupido lo compie, qualcosa di inutile, ruba lo stereo, correndo tutto quel rischio. Certo, quello è l'unico modo per far pensare ad un incontro occasionale con un balordo, mentre invece lui Max lo conosce bene. A quel punto è costretto anche a portarsi via la macchina, e la nasconde in un luogo sicuro per ripulirla, ma il luogo non è sicuro, è costretto a spostarla, ecco perché la vedono. Poi finisce di ripulirla e la abbandona. Probabilmente fa anche qualcos'altro. Probabilmente ha la possibilità di entrare e uscire, grazie a quelle chiavi, dalla casa di Max. Per cui lo fa, entra ed esce, per cercare qualcosa, per cancellare qualche impronta, cercare qualcosa che ha dimenticato. E l'ultima volta che esce, dimentica il cancello aperto. Può essere. Ma facciamo anche un'altra ipotesi. Un'ipotesi diversa. Michele è un brutto tipo, un criminale, uno spacciatore. Max è rimasto coinvolto in qualcosa di sporco, magari involontariamente, forse solo per fare un piacere a qualcuno. Comunque ha qualcosa nello stereo e quella sera si sono incontrati proprio per discutere di questo. Qualcosa però va storto. Max fa marcia indietro magari. Non vuole più tenersi quelle cose nello stereo. Magari minaccia di denunciare Michele. E allora Michele reagisce, gli fa vedere quello che gli succederebbe. Prende un pesciolino, lo uccide, lo calpesta e lo butta dentro la pattumiera. Max reagisce e da lì continua tutto il resto, come da copione. La lite, i pugni, le coltellate. E poi tutto il depistaggio per far pensare a un'altra cosa. Il travestimento, la boccia coi pesciolini rossi, tirata addosso a Max per far pensare ad un'altra cosa, un delitto passionale per esempio. E poi tutti gli altri depistaggi. Il coltello, la sveglietta, le impronte, ma soprattutto quello stereo da portar via, quello stereo che non si può lasciare lì, che non si può smontare lì per lì e che non si può assolutamente lasciare in quella stanza, perché poi i cani fiuterebbero quello che c'era nascosto dentro. Può essere tutto, sono ipotesi che reggono, ma sono ipotesi a cui mancano ancora due cose, due elementi. Una seconda persona, quella persona che sicuramente va a prendere il nostro Michele quando abbandona la macchina fuori città, vicino al campo nomadi. Dov'è quella persona? Chi è? E poi naturalmente manca il nostro Michele. Questa persona di sesso maschile, sui 30 anni, forse mancina, che ha lasciato un segno indelebile sul mobiletto dello stereo, che ha lasciato la firma, il DNA. Ecco, se fosse un giallo a questo punto ci sarebbe il nome di qualcuno, ci sarebbe una persona da inchiodare con quella prova del DNA. Però qui siamo nella realtà, le indagini sono sempre molto più difficili nella realtà che nei gialli. E chi è Michele, per adesso, non lo sappiamo.